Buongiorno, benvenuti, bentornata Bentornata. alla puntata di Bersaglio. Benvenuti alla puntata del Bersaglio, l'appuntamento sempre di ICAF TV. In una precedente puntata del Bersaglio abbiamo spiegato che nel bonus fiscale 75%, quello per intenderci degli ascensori, che così ci si capisce, non sempre l'IVA è del 4%, o del 10%, ma vi è una componente delle fatture che può andare al 22%. C'è quindi un rischio di una ripresa fiscale, in questo caso, Stefano, importante, perché in caso di evasione, avevamo detto nell'altra puntata precedente, tutta la fattura viene ricalcolata dall'ADE al 22%, così ho capito quando avevi dato Esatto, questa sì. spiegazione, e con la sanzione del 270%. Stiamo ritornando, stiamo facendo una rinfrescata mentale. Condomini rischiano davvero di pagare somme elevatissime in questo caso. Stefano, io ti pongo una domanda, forse avevamo già anticipato qualcosina nell'altra trasmissione. Avevamo detto, ma questo vale solo per gli ascensori o per altri beni? No, allora, in realtà non vale solo per gli ascensori, perché l'applicazione dell'IVA al 22% su una porzione delle fatture relative ai beni significativi vale appunto, come dice il decreto ministeriale 2912 del 99, vale per tutti i beni significativi, per tutti quelli che l'agenzia tributaria, quindi l'agenzia delle entrate, ha individuato in questo decreto come beni significativi. Il che vuol dire che è importante che l'amministratore abbia consapevolezza di quelli che sono stati individuati come beni significativi, perché per tutti questi beni l'amministratore deve essere molto scrupoloso nel chiedere un dettaglio delle fatture, un'applicazione differenziata dell'IVA, perché, come abbiamo detto la volta scorsa, l'amministratore ha nelle proprie competenze, previste dalla norma UNI 10.801, la gestione in modo corretto della fiscalità. E quindi il rischio è che venga attribuito all'amministratore una responsabilità che questo ovviamente potrebbe, diciamo, eludere se fosse attento a questa cosa. E quindi direi che vi è un'area molto ampia di interventi che rientrano nella categoria dei beni Per significativi. cui il nostro mantra ormai, il Sì. super Ah, sì. bonus, Certo. il nostro super bonus, quindi. E quindi anche nel super bonus vi sono alcune attività, non tutte naturalmente, ma alcune attività che rientrano nella individuazione di beni significativi. Direi che possiamo individuarne due per tutte che sono più che sufficienti, e cioè i serramenti, infissi e serramenti sono considerati no, beni significativi, e le caldaie sono considerate beni significativi, e per caldaie quindi intendiamo non solamente la caldaia centralizzata, che spesso è oggetto di un intervento agevolato, Le ma caldaiette anche le opere singole. trainate, quindi non solo Ok. le opere trainanti come la centrale termica condominiale, ma anche le opere trainate che sono in particolare caldaie individuali e serramenti. E quindi anche in questo caso bisogna che le fatture siano dettagliate, che differenziano in modo molto scrupoloso la quota manodopera dalla quota materiali, perché anche in questo caso, anche nei serramenti e anche nelle caldaie, abbiamo una componente di manodopera molto piccola rispetto alla componente materie, o lavori, opere, insomma, quindi rispetto alla voce materiali. E quindi questa differenziazione è importante per evitare di pagare anche attraverso la modalità dello sconto in fattura o della cessione del credito una fattura con l'IVA errata. Noi stiamo monitorando un super bonus, stiamo accompagnando questo amministratore in tutte le fasi e questa cosa qui è una di quelle che abbiamo già individuato Come come criticità, criticità. Per cui certo.
Nei superbonus, quindi, l'applicazione di questa IVA errata sulla sostituzione di caldaie e serre comporta un'evasione fiscale a tutti gli effetti. Sì, comporta, ecco, è importante... Evasione fiscale, IVA, per no, cui no, è beh, sanzione... hai fatto bene a parlare di evasione fiscale, perché quando l'Agenzia delle Entrate arriva a contestare una fattura con l'IVA errata, la ripresa fiscale non è sulla parte, no, cioè è sull'intera IVA, quindi certo. La sanzione avviene applicata calcolando l'IVA al 22 sull'intero e con la maggiorazione del 270%, quindi i condomini perdono le agevolazioni, per esempio, dell'IVA all'IVA al 10. Per cui questa è una catastrofe economica. Sì, direi che il termine catastrofe può essere giusto, sì. No, cioè adesso la mettiamo in questi termini, ma sicuramente saranno dei parecchi problemi nei condomini rispetto a queste, cioè se non sei attento a questi passaggi, perché con il tutto gratis sicuramente sì. Ci saranno queste problematiche. No, non solo con il tutto gratis, ma anche con, diciamo... perché il tutto gratis, che poi non sappiamo che non è così, ha diciamo teso ad alleggerire gli aspetti di verifiche tributarie e fiscali anche sulla partita delle fatturazioni, perché hanno detto tanto che sia IVA al 10 o IVA al 22 comunque non viene pagata questa IVA perché entra nel meccanismo della cessione del credito o dello sconto in fattura, ma in realtà non è così, bisogna sempre che le fatture siano corrette per quanto riguarda il criterio di applicazione delle percentuali IVA, cioè non è indifferente, proprio perché il bene significativo comporta l'obbligo dell'applicazione dell'IVA agevolata solo su una componente della fatturazione, e quindi è uno scenario che può essere davvero particolarmente, particolarmente preoccupante, perché come abbiamo forse già detto nella puntata scorsa, per l'Agenzia delle Entrate la verifica è una verifica di una rapidità ed una semplicità fenomenale, perché basta chiedere esattamente la copia della fattura e scoprire che nella copia della fattura, per esempio, non sono state differenziate la voce manodopera dalla componente materiale, e quindi tutto l'IVA 10% assolutamente no. Assolutamente. Anche perché poi l'Agenzia delle Entrate ci risulta che stanno assumendo parecchi tecnici, e vuol dire che sì. Hanno anche il personale per poter svolgere questo tipo sì. Di azione. Sì. Anzi, possiamo già dire, a dire la verità, perché questa è un'informazione diretta che abbiamo, che l'Agenzia delle Entrate in materia di corretta applicazione dell'IVA sui bonus fiscali è già intervenuta e sta già intervenendo. Sta già intervenendo. Quindi è un problema che hanno, come si può dire, già messo individuato, a fuoco. Già individuato e già messo a fuoco. Okay. Allora, sperando di essere stati ancora utili anche in questa puntata, per cui per noi consigliamo, un consiglio che diamo è quello di verificare e fare i ravvedimenti operosi. Sì, sì. Che direi... se si riesce, se si è anche nei tempi, perché poi sì, bisogna però, capire questo, un attimino. Però questo è un suggerimento utile, quindi prima che l'Agenzia delle Entrate accenda un riflettore su una fatturazione errata, l'istituto, lo strumento del ravvedimento operoso, certo comporta delle sanzioni e certo. Il pagamento di interessi, ma mai nella percentuale del 270%, e quindi sarebbe opportuno fare una verifica corretta delle fatture che sono state emesse, anche se purtroppo, essendoci ormai il meccanismo della fatturazione elettronica, le fatture sono già state trasmesse, certo. E quindi potrebbe essere tra l'altro difficile, però se è possibile utilizzare lo strumento del ravvedimento operoso, questo permetterebbe di arginare molto, in misura notevole, l'impianto sanzionatorio. Ma nella prossima puntata inviteremo il dottor Giordano, che su questa materia può dare ulteriori contributo. E importanti informazioni, okay. È vero, certo. Arrivederci a tutti, alla prossima. Puntata al l'email dove fare... Che è tv@istitutoicaf.it. Stavolta l'ha detto giusto. Bene. Arrivederci a tutti. Arrivederci, alla prossima.